Le ondate di caldo continuano e per rinfrescarci non possiamo fare a meno delle bibite ghiacciate. Ecco alcuni suggerimenti green per dissetarsi senza appesantire troppo l'ambiente. Partiamo dalla forma, il contenitore. Il Tetra Brick da 200 ml usato per il tè freddo è stato rilanciato da uno studio dell'Università di Padova, salendo al primo posto dei materiali ecoefficienti. Pare che l'impatto dell'anidride carbonica sia molto basso, 23 grammi per un cartone. Inoltre, rispetto al vetro, il Tetra Brick occupa meno spazio e pesa 2/3 in meno. 5 bottiglie di vetro pesano circa 2 kg, come 74 cartoni per bevande. Questo si traduce in costi più bassi di trasporto e immagazzinamento. I cacciatori verdi sono sempre sulle orme della CO2. Hanno calcolato che una spremuta di frutta fresca da tenere nel banco frigo ha un costo di 360 grammi di anidride carbonica per porzione, contro i 240 di quelle pastorizzate, che possono invece stare a temperatura ambiente. E se questo vi sembra tanto, non crederete mai al peso del latte sull'ambiente. Ben 800 grammi di CO2 per 500 ml di latte scremato, 900 per quello intero. Una ecozavorra così alta perché legata sia all'allevamento bovino che all'impronta idrica. 1000 litri di acqua per ogni litro di latte. Diamo allora il via alla ricerca della bibita preferita fai da te. A parte birre fresche preparate in casa, sono tante le ricette da sperimentare, come ad esempio il ginger pizza alla menta, con zenzero fresco grattugiato, zucchero, menta e acqua frizzante. Per reintegrare invece i sali minerali persi, meglio fare incetta di frutti anziché di sports drink. La frutta è composta per gran parte d'acqua, è ricca di minerali e vitamine e contrasta le infiammazioni derivanti dall'attività fisica.